io voglio una volta per tutte chiederti, ma tu stavi scherzando con Sara Tomasi durante quei video, quelle situazioni? Oh, ma voi immersi nel Covid, ma come cazzo fate a parlare? Quella era una dimostrazione stupenda, stupenda di amore vero, di affetto, di vero amore stupendo, rovinato le teste di c***o che è in studio. E da te, Manila, ipocrita, farisea! Ma che cosa falsa, dici? Che quella falsa, ragazza non stava bene, si vedeva lontano un chilometro. Andrea, devi essere onesto. No, no, prendersi, sesso, prendersi una coca, responsabilità sesso, è una coca, cosa dovuta soldi, per, noi, per ogni essere sesso, umano. Tu, la coca, i soldi! Ma non sesso, è vero, questi sono coca, messaggi soldi, che tu vuoi far passare, coca, di cui io sesso, mi dissocio completamente. Prego. Prego. La coca, il buonasera, aspetta, buonasera, Andrea, aspetta buonasera, un attimo. Andrea Di Pre, aspetta, c'è un opinionista che vuole buonasera intervenire. Sono felice di incontrarla, anche se a distanza, però lo aspettava da tanto tempo. Io, in realtà, prima di entrare, mi chiedevo, mi fa molta simpatia perché ho riso in queste battute che lei ha fatto, però mi sono dato anche una risposta a quella che era la mia domanda prima di entrare, perché mi chiedevo come mai non l'avessero ancora internata e ho fatto un trattamento sanitario. Vabbè, tanto sta bevendo dell'acqua. Lei è veramente uno squilibrato e mi meraviglio del fatto che è ancora a piede libero. Ma come si permette di intervenire e dare messaggi veramente di questo genere? Vai, parla, Antonio, ti assicuro. Mi complimento per la maglia che è molto carina. Ho notato che facciamo parlare Antonio, perché poi intervieni, Andrea, ti confesso che Antonio, carissima, ti piace o no? Sei froce. Aspetta, sto parlando, non ho capito. Lui. Fallo parlare. Antonio, la figa ti piace o sei ma pronto? No, Andrea, ma guarda, fallo parlare. Essenzialmente penso che Maria, piace. Maria, usciamo dallo studio. Penso che essenzialmente noi usciamo dallo studio. Perché no, ragazzi, resto io con questo schifo di persona, veramente, basta, via. Lo sai che cosa resto io? Questo per la donna. No, ma mi fai parlare, però. Questa è una cosa che non è mai successa, Andrea. Posso? Andrea, ascolta. Mi fai parlare, però, Andrea, per favore. Ragazzi, io non posso andare. Io sono rispettoso, non posso andare in onda con Mille Pippa. Andrea, aspetta, mi sta succedendo veramente un caso. Io mi sono schifata. Andrea, una volta per tutte, io ti ho invitato in questa trasmissione per chiarire la tua posizione. Per favore, chiarisci la questione con Sara Tomasi. Ok. Posso fare una premessa? Sì, posso fare una premessa, prego. Importante. Non usare le parolacce, anche, per favore. Lo dico anche perché vedo che in studio, davvero visto i tuoi consulenti, alcuni veramente pensano davvero intimamente, diciamo ontologicamente, come possiamo dire, provati dalle tue esternazioni, perché molte volte le parole possono essere offensive, Andrea, quindi per favore. Io ho 46 anni. Bene. Meno male. Io ho 46 anni. Sono un vero avvocato, nel senso che mi sono laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento. Ho conseguito poi, dopo 2 anni di praticantato, l'abilitazione della professione. Bene. Però, Andrea, noi sappiamo chi sei. Andrea, noi sappiamo chi sei. Quello che ci interessa sapere è che noi ti abbiamo mostrato un video in cui tu hai fatto delle cose con Sara Tomasi. Loro ti attaccano, tu rispondi. Che cosa è e come è andato a finire con Sara Tomasi? Manila, chiudi il collegamento perché ti dico, ma tu non mi puoi... Ma tu sei... Il mondo si divide in due parti ormai, black and white. Tu, Manila, sei ripreista, a te piace No, piace Andrea, di nuovo le parolacce. Oh, ma non voglio parlare con lui, perché con lui, ragazzi, purtroppo, quando hai di fronte un muro, quando hai una persona che non è che non capisce, perché poi alla fine mai nessuno saprà se lo capirai. No, non è questione quella. E il problema è che quando hai di fronte una persona del genere che fa finta di non capire, è che si costruisce il personaggio distruggendosi ed essendo semplicemente il palladino degli stolti. Ho detto stolti, ovviamente è inutile anche starci a parlare. Io una cosa con cui voglio anche riflettere con te e con i miei colleghi è che questo purtroppo è anche a casa, non si rende conto che anche se in una persona che ha avuto dei problemi seri con
con la cocaina, visto che questa è la droga che tanto pavoneggia. Basta soltanto sentire il nome in una canzone per stare male di nuovo. Oh, quindi voglio capire, Alea, voglio questo messaggio, magari lo vedrà qualcuno questo messaggio, lo sentirà sicuramente qualcuno, questa trasmissione è ascoltatissima. Bloccatelo, non fatelo più andare in televisione, non fatelo più andare sui social. Manila, mi dispiace, non ho mai detto una cosa del genere, però una persona del genere fa del male, fa del male, fa soltanto del male. Tu sei una persona che va censurata. Stop. Io con questo chiudo personalmente. Non ho mai niente a che fare con lei. Posso farti una domanda di breve? Aspetta, c'è una persona che vuole farti una domanda. Prego, Giuseppe. Io sono Giuseppe. Io ti vorrei chiedere: sei scappato? Aspetta, aspetta, che adesso la fai la domanda. Andrea, c'è qui Giuseppe che vuole farti una domanda. Prego. Aspetta. Chi è l'esattore delle tasse? Chi è l'esattore del fisco? Aspetta. Probabilmente non vedo l'ora di beccarti a questo punto. Io vorrei chiederti: quando ti arrestano e perché te ne sei scappato? Perché te ne sei scappato? Ma perché gridi? Ma guarda che ride sotto i baffi, ride sotto i baffi, ragazzi, dai, ma che senti, che di che stiamo parlando? Un povero pazzo, un povero pazzo. La televisione non è un luogo dove tu puoi far passare certi messaggi. Aspetta che adesso mi rispondi. Ci sono dei contesti e nei luoghi dove noi personaggi pubblici, e ho aperto questa puntata anche parlando di te, dicendo che tu, avendo il beige blu, che ti sei lamentato che su TikTok, un altro social, ti hanno bloccato, è perché noi siamo responsabili dei messaggi, siamo portatori di quei messaggi. Tu sarai libero di fare quello che vuoi della tua vita, come io sono libera di fare quello che voglio, ma io non ti permetto di venire nella mia trasmissione, usare queste parole, offendere, Paolo, lasciami con lui, offendere le donne che sono in realtà delle persone, delle donne, le donne sono straordinarie in tutto, anzi, ma devi ringraziare donne di essere al mondo, ma perché è una donna che ti ha messo al mondo. Guarda, io in altre trasmissioni ho visto una mia amica, che Barbara D'Urso, quando è stata offesa, che io ho difeso, ha detto saluto ma sord. Io sai che ti dico come si dice a Bari, arrivederci e grazie, ciao, ciao Andrea, e nella mia trasmissione non ci vieni più, ciao, grazie, chiudetemi per favore, chiudetemi, allora. Via.